sempre il doppio significato, nel senso che esoterico e exoterico. Exoterico significa esterno, nel senso quello che il significato che dicono le pecore, no? Però invece esoterico, c'è questo qua, questo simboletto qua che loro sanno cosa significa, solo loro. A te dicono, ma niente, questa è una cosa decorativa, no? Come mai l'ha messo solo là? Quale motivo? Perché c'era un vuoto lì e quindi dovevamo mettere qualcosa e abbiamo messo sta palletta. Ma scusa, Alberto Angela non me le dice queste cose, perché dici cazzate? È particolare, no? Come mai? C'è tu, sei smicchiata. Cioè? Hanno aperto la curva per qualcuno, no? Prima veniva qua tutta e tu. Poi l'hanno mischiata. Quindi è acqua buona, dice, non trattata proprio. No, no, i focolarini qua tutte le settimane analisi, è risultata la migliore del Lazio. Migliore del Lazio? Mazza, buono. Se ci avessi avuto la bottiglia avrei preso un po'. Sono partito a piedi da Frascati e vorrei arrivare fino a Marino, diciamo. Lei ancora fuma, eh? No. C'è dove dà fastidio. Un giorno smetterà. No, io smetto nell'86. Ah, ovviamente. Quante volte ha smesso? No, no, io fumo 3 pacchetti di Diana al giorno. Quindi questa è niente in confronto. No, questo io l'accendo e mi comando sempre. Ecco, giusto così per, sì, per sport. Arrivederci. In questo vulcano ci sono due laghi grossi, lago di Nemi e il lago d'Albano, no? In questo momento però sto facendo un segmento Frascati Marino. In questo momento mi trovo in questo punto altissimo che si chiama Monte Porzio Catone. Allora ragazzi, con questa palla qui si può vedere lo spazio infinito, che come ci dicono è un comune d'Europa. Io adesso volevo farvi capire perché questi malati di mente usano questa tecnica di nascondere, no? Anche se tutti noi sappiamo che il sistema è violento, nel senso che è inutile che loro così nascondano queste cose, cioè noi tutti sappiamo che il sistema è violento, nel senso che se non fai come ti dicono finisci male, no? Se vai controcorrente. Per far capire questa cosa qua faccio un esempio di quando vivevamo in dittatura in Albania. Praticamente tutti noi sapevamo che c'era questo dittatore violento e la sua cricca, no? Di mafiosi proprio. Tutti noi sapevamo che loro erano violenti e se tu non facevi quello che dicevano loro finivi male, o morto o deportato in qualche prigione in mezzo alla montagna, no? Quindi addio alla famiglia, addio a tutto proprio. Se ti andava bene, restavi in vita. Praticamente nessuno osava andare contro, no? Dire le cose contro, no? E quindi era anche abbastanza vomitevole vedere questi esseri, no? Che praticamente facevano anche le parate, le cose, tutte le cose ufficiali, no? Tutti così sorridenti, guardiamo come siamo bravi e buoni e tutto quanto, no? Quando noi sapevamo che se uno osava dire che c'era qualcosa che non andava nel sistema, praticamente questi ti facevano fuori, ok? E allo stesso modo, per esempio, oggi loro premiano il classico cittadino deficiente che non si lamenta. Chi si lamenta è un terrorista oggi, ok? E invece quelli che non si lamentano, che hanno il cervello fuso, vengono premiati. Quindi i tifosi di calcio, i deficienti che guardano il calcio, quelli che pensano solo a divertirsi, tutto bene, ah sì, andiamo, se divertimo, dai, che bello, oh yeah, non c'ho più futuro, che bello. Un altro consiglio che voglio dare: non cliccate mai sui video che suggerisce YouTube, perché ti sta suggerendo Satana proprio, cioè chi comanda vuole che tu veda quei video, perché loro analizzano tutti i canali, quando vedono che uno è un demente, un coglione, che sta completamente fuso, loro lo premiano facendogli girare il video e il coglione comincia a seguire quella strada che, capito, gli hanno imposto loro, perché il demente, vedendo che un video fa tante visualizzazioni, capisce, ah, ma allora il pubblico, io devo piacere al pubblico, capito? E c'è casca, capito? E loro ti mettono le mollichine, no? Che sono questi soldi, e noi facciamo come i deficienti quello che vogliono loro. Tu dici lo troveremo prima o poi noi stessi? Sì. Dici, No, sicuramente c'è il momento in cui sei manco come li chiami, ma se non prendi la carta d'identità manco lo sai. Ecco, questa è arte. Questa è arte contemporanea. Ecco, quindi pazzia totale. Complimenti al malato di mente che ha concepito questo vomito. Marino, ragazzi! Abriti,
sesamo.